Citizen journalism, fact-checking, giornalismo illustrato, parole vuote o strumenti reali e attuali per un'informazione diversa che parta dal basso? Beh, chiaramente sarebbe assurdo che io rispondessi in parole vuote e sono convinto invece che siano degli elementi importanti e recenti nel mondo dell'informazione che ci aiutano un po' anche meglio a interpretare il mondo e le cose del mondo. Questo a prescindere dai fumetti anche in sé, nel senso che siamo sempre più circondati da informazioni veloci, da brevi news, da abstract di 2 righe che cercano di riassumere la complessità e questo invece va proprio a svantaggio della comprensione dei grandi processi, come può essere appunto anche questo del TAV di cui parliamo oggi. Perché appunto non si ferma mai questa informazione, mentre il fatto che ci siano persone che con i mezzi tecnologici a disposizione oggi questo sia possibile per veramente chiunque, ci siano persone che fanno un lavoro di analisi sui fatti, prendendo le storie non dal loro piccolissimo punto di vista singolo, per dire, come esempio sulla TAV, non dal singolo sasso lanciato durante una manifestazione, ma cercando di ampliare la visione, di cercare di capire le cose, di capire i fenomeni, insomma, complessi e che non tutto può essere riassunto in una breve di un sito, e questo è un ruolo soprattutto che l'informazione, quella tradizionale, mi sembra non fare più o fare molto poco, per cui credo che sì, servano senz'altro il citizen journalism è stato un fenomeno che ha aiutato anche a scoprire la verità di alcune cose che non ci vengono raccontate, idem l'uso dei social network, insomma, non voglio arrivare a parlare delle rivolte arabe, ma purtroppo l'ho fatto. Diciamo appunto, per cui ci sono tutti questi strumenti oggi che danno una possibilità di avere informazioni più veritiere e soprattutto più profonde di quelle informazioni che ci circondano 24 ore su 24. Tu nel libro proponi la realizzazione della linea TAV Torino-Lione come una questione democratica. Perché hai scelto questa chiave di lettura? Beh, mi sembra a me la cosa che personalmente indigna di più, nel senso che io chiaramente non sono un ingegnere, non sono titolato a entrare nel merito stretto di opera sì, opera no, sulla validità tecnica di questa cosa. Però c'è un dato di fatto che, conoscendo la storia dall'inizio, emerge, c'è un dato di fatto che veramente chi doveva parlare col territorio ha fatto finta di niente, ma ha fatto finta di niente sin da subito, e sin da subito ha spostato il problema del TAV da una questione politica, da una questione di coinvolgimento del territorio, a una questione meramente di ordine pubblico. E poi chiaramente questo primo pensiero mi ha portato a voler approfondire anche dal punto di vista tecnico, e appunto, senza voler dire troppo anche del libro e del fenomeno, appunto ci ho fatto un libro sopra per cui mi auguro venga letto, però senz'altro, per esempio, mettendo a confronto i 14 punti del governo Monti per cui l'opera va inderogabilmente fatta e i 150 punti con cui ha risposto il movimento No TAV a questa cosa, si nota proprio una differenza di tono, di modi e di approfondimento che porta, insomma, a pensare che la ragione possa essere più da una parte che dall'altra. Con lo stesso approccio che hai usato per il dossier TAV, ci hai raccontato anche qualche tempo fa, sempre a fumetti, la vicenda di Porto Marghera. Quali similitudini vedi tra quel caso e quello più attuale dell'Ilva di Taranto? Beh, è un po' la cosa che mi piace raccontare da sempre, a cui dedicare le mie storie. Comunità di persone, piccoli gruppi di persone che riescono, con il loro mettersi insieme a mettere una gamba di traverso alla storia e a cambiarla. Ciao, ciao vecchia spugna. Fai ciao là.